volevo prima di tutto ringraziare l'assessore Colomban per il lavoro che ha svolto con questa delibera, soprattutto per anzi invito poi il pubblico che ci segue ad andare a leggere questa delibera, soprattutto gli allegati A e B, dove abbiamo una visione di quelle che sono le partecipate di Roma Capitale e la fotografia di 3-4 anni di queste partecipate, dove in alcune si evidenziano proprio criticità non da poco con fatturati negativi. Prendiamo ad esempio ATAC, facciamone così uno a caso, abbiamo fatto un'assemblea straordinaria proprio sul tema. E volevo dire al pubblico presente che fortunatamente è stato accettato il concordato preventivo in continuità. Questa è una grande soddisfazione che sinceramente dobbiamo tutti essere contenti, perché vuol dire che quello che stiamo facendo è credibile, che fuori credono in noi, hanno fiducia nel lavoro che stiamo svolgendo, e questa fiducia rende ancora più forte la nostra responsabilità qui dentro. Allora, quello che mi preme in questa delibera è soprattutto di andare a verificare effettivamente che tutto ciò che è scritto in questa delibera sia congruo, sia ad esempio, e l'assessore Colomban lo sa benissimo, vorrei insomma che si facessero degli approfondimenti soprattutto sulla centrale del latte di Roma. Abbiamo concordato di fare un'assemblea straordinaria proprio sulla centrale del latte di Roma, perché vogliamo che questo, soprattutto perché la centrale del latte di Roma, come sanno tutti i romani in quest'aula, è un marchio storico di Roma Capitale, quindi va tutelato in tutti i suoi aspetti, ed è proprio per questo che noi come Movimento 5 Stelle dobbiamo prenderci la responsabilità di vigilare bene su queste trattative che sono in corso. Per quanto riguarda invece la delibera, è un qualcosa che era dovuto, c'è una legge che ce l'ha imposto, quindi non è che possiamo fare altrimenti. E questo per dire che invece di andare sempre ad individuare critiche personali all'assessore, presente o non è presente, io invece valuterei soprattutto la qualità del lavoro fatto dall'assessore, perché non è che una persona è presente fisicamente su una poltrona e la qualità del lavoro è eccezionale, cioè non funziona così. Di solito si vanno a leggere i documenti e il valore esce dagli atti che vengono prodotti. Quindi io anzi mi auguro che questo sia un primo processo per lavorare sempre meglio e per far sì che Roma Capitale arrivi ad avere diciamo una situazione di partecipate ottimali, efficienti. Abbiamo fatto cessioni, integrazione, razionalizzazione, come diceva il consigliere Calabrese, abbiamo fatto dei risparmi strutturali di quasi 10 milioni di euro all'anno, cioè voglio dire la direzione l'abbiamo intrapresa, quindi non mi resta che augurare in bocca al lupo a tutto il lavoro che stiamo svolgendo e che quindi si spera che vada sempre nell'ottica di migliorare i servizi al cittadino, quindi AMA, ATAC che sono le nostre 100%, lavorare affinché diciamo, i servizi siano sempre efficienti e che quindi insomma, tutto il lavoro che stiamo svolgendo sia un lavoro monitorato costantemente dai cittadini fuori, con la loro valutazione poi che faranno di questi servizi che riceveranno. Grazie.